Vangelo del giorno 23 aprile. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: colui che viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Si conclude nel Vangelo di oggi il lungo discorso avvenuto tra Gesù e questo capo dei farisei di nome Nicodemo, che, come ben ricordate, è andato da Gesù di notte per parlare con lui. Quest'uomo aveva una fede in Gesù, una fede iniziale, forse non una fede perfetta, perché quest'uomo crede che Gesù viene da Dio, perché le opere che lui compie le compie con il dito di Dio, ma non credeva che Gesù fosse il Messia di Dio. E allora, ecco, nei giorni scorsi abbiamo visto come Gesù fa a Nicodemo un articolato discorso dove parla di se stesso, e oggi, ecco, chiude questo discorso con Nicodemo. Il discorso di oggi è ancora sulla fede. Dice Gesù: chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non obbedisce al Figlio non ha la vita. E l'obbedienza la ritroviamo anche nella prima lettura di questo giorno, tratta dagli Atti degli Apostoli al capitolo 5, quando Pietro viene condotto dinanzi ai sommi sacerdoti e questi lo accusano perché avevano chiesto espressamente di non predicare nel nome di Gesù. E Pietro risponde: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Allora ecco l'invito della liturgia di oggi: credere in Gesù, ma che sia un credere che sia appunto un'adesione totale della vita e agli insegnamenti del Signore, e obbedire ai suoi insegnamenti, alla sua parola, piuttosto che accomodare la volontà degli uomini.